sul palco Toscanini di Oltrebase, che il quale ci porterà su un'area legata all'efficienza, anche ai rapporti di temi ambientali. E Marco Vivenza. Ah, ok, benissimo. Fate un intervento a due voci, benissimo. Il telecontrollo efficiente. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo in quanto voglio lasciare la parola un po' a Era Ambiente che è qui con me per parlare di un caso concreto di applicazione di un sistema di telecontrollo a una filiera di impianti della Era Ambiente. Questo sistema di telecontrollo ha permesso a Era Ambiente tutta una serie di vantaggi che ci illustreranno durante questa breve presentazione, sostanzialmente vantaggi che hanno portato a un efficientamento energetico dei, efficientamento energetico dei loro impianti. Il sistema di telecontrollo sostanzialmente prevede un'architettura di questo tipo, come tutti i sistemi di controllo ha una parte RTU, quindi qualcosa che serve a acquisire i dati dal campo. Un trasferimento di questi dati a un sistema centralizzato che li gestisce in real time e li gestisce dal punto di vista storico, e poi una visualizzazione di tutto quello che è la parte reportistica real time e storica a livello superiore, quindi sistemi SCADA, sistemi web e sistemi database, collegamenti con portali informativi aziendali. Vado veloce perché la presentazione è abbastanza lunga poi dopo, quindi sul caso concreto. Questo è un po' gli apparati che sono apparati di campo che vengono montati diciamo, negli impianti, e poi ci sono diciamo, apparati che possono essere più o meno complessi in base al tipo di impianto che andiamo a controllare. Questo è un esempio di un altro impianto, non è un impianto ERA, però direi di passare invece al caso concreto così siamo più specifici. Prego Marco. Buongiorno, come anticipato sostanzialmente ERA Ambiente ha deciso fin dalla sua origine di puntare fortemente sull'utilizzo di tecnologie tipiche del telecontrollo da asservire però a un utilizzo finalizzato essenzialmente al monitoraggio e all'efficientamento degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti. ERA Ambiente, per inciso, è una società del gruppo ERA e sostanzialmente per l'appunto si occupa della gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti collocati su di un territorio complessivamente diciamo che va dalla provincia di Modena fino alla provincia di Rimini, con un'estensione anche in un impianto di termovalorizzazione in Molise. A livello nazionale uno dei principali competitor nell'ambito dello trattamento rifiuti. L'organizzazione impiantistica di ERA Ambiente segue essenzialmente quella che è l'ideazione di un sistema di gestione integrato dei rifiuti. Pertanto all'interno del nostro parco impiantistico troviamo impianti diversi come compostaggi, impianti di recupero materia, impianti di termovalorizzazione, impianti di scariche e impianti per il trattamento dei rifiuti industriali organizzati per filiere omogenee. Tutti gli impianti sostanzialmente vanno a fare capo a quella che è la direzione produzione di ERA Ambiente e costituiscono un parco impiantistico che attualmente consta di 81 unità. Il sistema di supervisione impianti, che è appunto il nostro sistema che utilizza le tecnologie di telecontrollo, è lo strumento di cui la Direzione Produzione di ERA Ambiente ha voluto dotarsi per monitorare i processi produttivi messi in atto sugli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti. Lo scopo sostanzialmente dello strumento era molteplice. In particolare si voleva archiviare, visualizzare ed esportare tutti i principali dati di funzionamento degli impianti, raccogliere in modo sicuro e protetto questi dati, diffondere attraverso dei sistemi facilmente consultabili
un sistema di gestione delle informazioni codificato ed uniforme, adattabile alle esigenze degli utilizzatori finali, ridurre la perdita delle informazioni e soprattutto fornire ai livelli dirigenziali, ai gestori degli impianti e ai tecnici le informazioni necessarie a supporto della loro attività quotidiana. Quindi l'utilizzo delle tecnologie di telecontrollo, nel nostro caso, è stato fatto essenzialmente per incrementare il livello di significatività delle informazioni che in maniera più o meno automatizzata vengono collettate a utenti prestabiliti. L'evoluzione del nostro sistema è piuttosto complessa, perché si è partiti da giugno 2007 con l'installazione delle prime applicazioni sugli impianti di termovalorizzazione, ed è un processo evolutivo ancora in corso, tanto è vero che proprio nell'anno 2013 abbiamo ancora connesso al sistema alcuni nuovi impianti, e in questo periodo stiamo proprio realizzando tutta la reportistica finalizzata alla presentazione dei dati acquisiti in automatico. Tra gli strumenti che il nostro sistema di supervisione centralizzata impianti prevede abbiamo diverse soluzioni. Tra queste, il Simplicity Real Time è l'applicativo attraverso il quale possiamo monitorare da qualunque client connesso alla rete aziendale e abilitato l'accesso al sistema il funzionamento degli impianti su delle pagine videografiche con aggiornamento in real time. Questo strumento è risultato particolarmente utile nel processo di affinamento e avviamento degli impianti, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione. Va infatti ricordato che Erambiente, a partire dal 2005 fino al 2010, ha aggiornato complessivamente il suo parco di termovalorizzazione, costruendo gli impianti di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini. Successivamente, in particolar modo nello scorso anno, la stessa politica è stata adottata per l'avviamento degli impianti di digestione anaerobica DRIPE che sono stati realizzati in provincia di Ravenna e in provincia di Rimini. Un altro strumento invece di fondamentale importanza per quanto ci riguarda e alimentato con i dati acquisiti in maniera automatica attraverso tecnologie di controllo è il nostro portale informativo tecnico, accessibile anche in questo caso tramite rete aziendale e ovviamente attraverso una procedura di identificazione. Il portale informativo tecnico è costituito da tre sezioni fondamentali che, come detto, vengono alimentate in massima parte dai dati acquisiti attraverso le tecnologie di telecontrollo, e le sezioni sono la sezione archivio dati, la sezione tecnologie e la sezione ambiente, ciascuna realizzata con finalità ben precise. In particolare la sezione archivio dati è la sezione che contiene tutta la reportistica relativa al funzionamento degli impianti. All'interno della sezione archivio dati abbiamo deciso di collettare sia i dati che acquisiamo automaticamente dagli impianti in continuo, sia dati invece di carattere diverso acquisiti manualmente. Pertanto questo ambiente è sostanzialmente un ambiente in cui coesistono dati ottenuti attraverso tecnologie di telecontrollo, ma anche dati diversi che abbiamo definito di natura fiscale, che hanno sostanzialmente una valenza economica amministrativa. Nello stesso modo, cioè la classificazione tra dati fiscali e dati non fiscali e dati non fiscali, sono classificati i report presenti all'interno del sistema e abbiamo quindi report di processo e report fiscali. I report di processo sono tutti popolati con dati acquisiti in automatico tramite il sistema di telecontrollo. I report invece fiscali sono soggetti a un processo di validazione che viene mantenuto sempre all'interno del portale informativo tecnico e che ha essenzialmente la funzione di assicurare la certezza e la validità dei dati acquisiti in modo discontinuo. Ovviamente la validazione non è prevista sui dati acquisiti in modo continuo. Ora vi propongo una breve carrellata degli strumenti di monitoraggio che abbiamo potuto realizzare attraverso l'utilizzo dei sistemi di acquisizione dati dagli impianti. Un primo esempio è rappresentato dal report giornaliero degli impianti di termovalorizzazione. Si tratta di una pagina web accessibile dall'internet attraverso il portale informativo tecnico, in cui vengono raccolti tutti i principali e più importanti parametri relativi al funzionamento di ciascun impianto di termovalorizzazione. Il sistema è piuttosto complesso,
permette l'acquisizione di un elevato numero di parametri. Teniamo conto che per ciascun impianto di termovalorizzazione abbiamo diverse centinaia di tag acquisite con una frequenza di un dato al minuto, in alcuni casi di un dato ogni 10 secondi. E esiste poi invece un secondo livello di elaborazione dati che permette la realizzazione di questa reportistica. Un elemento importante è che attraverso questa reportistica noi possiamo avere fin dalle prime ore della giornata le informazioni necessarie per capire come ha funzionato un generico impianto di termovalorizzazione nel giorno precedente. Queste informazioni poi vengono collettate in un report di sintesi che sempre nelle prime ore della giornata raggiunge via mail i vertici aziendali. Si vede in questo esempio proprio come il telecontrollo sia stato utilizzato per aumentare la significatività delle informazioni e favorire un flusso informativo rapido. Un altro esempio di reportistica utilizzata per il monitoraggio del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione è il report condizioni operative, in cui si monitorano i principali parametri significativi della sezione di recupero energetico. I parametri medi giornalieri vengono confrontati con dei set point definibili a un livello superiore e il sistema propone tramite scale colorimetriche, pone in evidenza tramite scale colorimetriche gli impianti che presentano performance non allineate con le condizioni richieste. Un ulteriore strumento di monitoraggio del funzionamento degli impianti è rappresentato dal profilo termico, in cui noi andiamo sostanzialmente a inserire in una tabella che, come tutte le altre che vi ho presentato, è facilmente anche esportabile in Excel e quindi manipolabile e gestibile a un livello ingegneristico elevato. Dicevo, in questa tabella andiamo a presentare il profilo termico, ovvero tutti i dati di temperatura, fumi, lungo la sezione di recupero energetico, depurazione fumi, e fino al camino. Attraverso l'utilizzo di questo report sostanzialmente possiamo andare a monitorare quello che è il progressivo sporcamento delle superfici di scambio termico e quindi programmare gli interventi di pulizia online e o le fermate di impianto qualora siano necessari. Esistono poi altri strumenti di reportistica, qui riporto alcuni esempi come il report setup, che ci permette di inserire a sistema quelli che sono i principali parametri operativi degli impianti e quindi ad esempio da questo report si vanno a derivare tutti i parametri di confronto tra quelle che sono le prestazioni attese e le effettive condizioni operative degli impianti, oppure il report TLR che permette essenzialmente la gestione della cessione di calore alle reti di teleriscaldamento per quegli impianti appunto connessi a sistemi di cessione calore, ad esempio l'impianto di termovalorizzazione di Ferrara e l'impianto di termovalorizzazione di Forlì. Un altro importante strumento che abbiamo realizzato all'interno del portale informativo tecnico invece è un registro delle fermate. Questa tipologia impiantistica è completata manualmente dagli operatori di impianto e il confronto tra questo report e tutti gli altri strumenti che vi ho presentato precedentemente permette un'analisi a posteriori degli eventi di guasto e l'individuazione delle cause. Esistono poi anche strumenti di reportistica analisi più semplici, quindi con un livello di ingegnerizzazione meno elevato, come ad esempio lo spaccato che riporto in questa slide, in cui abbiamo essenzialmente una rappresentazione tabulare delle medie orarie dei principali parametri operativi degli impianti. In conclusione, dobbiamo dire che pur senza la finalità di realizzare strumenti di controllo remoto attivi, l'adozione di tecnologie tipiche dei sistemi di telecontrollo ha permesso ad Erambiente di sviluppare un proprio strumento per l'acquisizione, storicizzazione e gestione centralizzata dei principali dati di esercizio del proprio parco impiantistico. Tali sistemi sono stati fondamentali per Erambiente per rendere disponibile ai propri tecnici un'elevatissima mole di dati in modo semplice ed efficace, e questo è stato particolarmente importante nei processi di messa a regime degli impianti di termovalorizzazione e di digestione anaerobica di recente costruzione. Anche successivamente all'entrata in funzione dei nuovi impianti, il sistema di supervisione centralizzato si è comunque rivelato uno strumento indispensabile
nell'ottimizzazione ed efficientamento dei processi, permettendo fra l'altro un confronto rapido e diretto fra impianti tecnologicamente paragonabili ma territorialmente distanti. Va infatti ricordato che il parco impiantistico di Arambiente si estende, come dicevo prima, dalla provincia di Modena fino alla provincia di Rimini e, pur avendo impianti tecnologicamente molto simili, il confronto tra le performance operative senza uno strumento di questo tipo sarebbe piuttosto complesso e ovviamente richiederebbe uno scambio dati e una mole di mail e comunicazioni diversificate molto importante, cosa che invece non è necessaria proprio grazie alla realizzazione di uno strumento di supervisione come quello che qui vi descrivo. La creazione di un ambiente di lavoro condiviso ha quindi favorito la diffusione delle informazioni e del loro corretto convogliamento verso le diverse strutture aziendali. In questo modo è stato possibile realizzare, in un periodo relativamente breve, un processo di efficientamento delle performance ambientali e produttive dei nostri impianti, che ha portato Arambiente a consolidare la propria leadership nel settore di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Concludo l'ultima cosa, quindi tutto questo lavoro che è stato fatto, quindi con Marco Vivenza, Maurizio Mennini che è qui davanti, che ha partecipato attivamente al progetto, il nostro staff oltre base che progetta questi sistemi e ha fornito questa tecnologia, era, ha permesso tutto questo che comunque porta poi al cittadino dei benefici, non c'è nessun dubbio. Ci sono domande dal pubblico? Io una domanda per lei. Il programma arrivava fino a settembre 2013, ma adesso uno si aspetta un'evoluzione ulteriore a parte di ERA, quindi che cosa succederà? Sì, beh, allora devo dire che top secret, però diciamo. Ovviamente, esatto, tutto ciò che cui dirò è molto poco. Il lavoro sul telecontrollo ci ha permesso di capire che, diciamo così, la possibilità di evolvere negli strumenti di supervisione e di controllo degli impianti è veramente enorme. Tanto è vero che originariamente lo strumento era molto diverso da quello che è attualmente e conseguentemente, ecco, devo dire che le evoluzioni future vanno sicuramente verso un'ulteriore realizzazione di strumenti di reportizzazione, di analisi del funzionamento degli impianti esistenti, che come dire, è un settore in continuo sviluppo, cioè l'efficientamento di impianti di questo tipo prosegue nel tempo sostanzialmente indefinito. Ovviamente molto è stato fatto in fase di avviamento e di messa a regime degli impianti, ma molto può ancora essere fatto. L'utilizzo di tecnologie di questo tipo certamente ci aiuterà moltissimo nei passi successivi, anche perché è chiaro che i risultati iniziali sono sempre molto importanti e forse, non dico facilmente conseguibili, ma conseguibili con una tempistica ben prestabilita. Laddove invece si lavora già in un panorama abbastanza di eccellenza nella gestione di impianti, ulteriori efficientamenti sono sempre più difficili e avere uno strumento come questo che ti mette a disposizione una mole di dati enorme ci permetterà sicuramente di ottenere ulteriori risultati anche in futuro. Ecco, anche i manager poi di Arambiente in questo caso hanno bisogno di un'evoluzione personale da un punto di vista proprio professionale enorme, comunque è un trend che costringe necessariamente ad un acculturamento notevole. Esatto. Da questo punto di vista. Quindi anche da parte vostra è affascinante, però voglio dire, dietro la tecnologia c'è sicuramente moltissimo lavoro da molto parte lavoro nostra, da parte dei nostri formativo, fornitori. Esatto. Benissimo.